arrivati gara 2 Race Attack 600 dopo una gara 1 combattutissima ma vinta alla fine in solitaria da Liberini per via della caduta di Lorenzo Vock, che è arrivato sedicesimo, Como, Marco Como secondo, terzo Ale Torlaschi. Bellissima gara 1, una gara 1 spumeggiante, interessante, mentre si accingono i ragazzi piloti a schierarsi ai nastri di partenza. Ripeto velocemente la griglia: prima fila Liberini, Campanini, Vock, seconda fila Torlaschi, Partigliani, Coletto, terza fila Como, Rolando, Bettella, quarta fila Cappelli, Zagoner, Di Pasquali, quinta fila Cacca, Motaciti, De Padova, sesta fila Specolizzi, Bassi, Boccellari, settima fila Benedetto, Morselli, Regonesi, Speretta, Martinelli, Ricchi, Copponi, Brando. Qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, vediamo una gara 2 secondo me bella bella accesa, perché ci sono un po' di carte che sono cambiate. Sono cambiate tante carte. Intanto stiamo vedendo che si stanno per accendere i semafori, si spengono, via, gas gas gas, dai ragazzi fateci divertire. Mi sembra che sia partito ancora bene Lorenzo Vock nonostante anche la caduta di gara 1. Anche Como se riesce a girare, no, secondo ancora. Secondo, sembra tutto uguale alla prima. Primo... sembra tutto uguale alla prima, hai ragione. Voglio sottolineare, Andrea, lo stiamo vedendo adesso, una gara straordinaria, uno da parte di Caccamo che dalla tredicesima piazza si è trovato quinto. Esatto, esatto. Questo vuol dire che, vedi, come dicevamo anche in altre gare, la qualifica è importante, ma la gara è un'altra cosa. Ma la gara è un'altra cosa, e allora vediamo un pochino quello che ci accingiamo a vivere con questo sprazzo di questa immagine. Bella, grande sorpasso intanto di Morselli ai danni di Martinelli, con quella sorta di motard, come ci diceva prima Andrea Tomio. Perché è una moto diversa effettivamente rispetto alle altre. Abbiamo visto purtroppo uno scorcio, purtroppo un bellissimo scorcio di Varano del circuito Riccardo Paletti. Purtroppo non ci possono essere spettatori, ma noi speriamo, ci auguriamo che tra qualche settimana di potervi vedere in tanti, come avete dimostrato affetto nei confronti della del Moto Estate. Adesso andiamo a vedere come arrivano al primo giro, ma mi sembra, infatti Andrea prima stava inquadrando in maniera perfetta la gara. Stavo dicendo che sembra di rivedere gara 1. Con Vock, Como, Liberini, Coletto quarto, esatto. Quinto Partigliani, sesto Torlaschi, Coletto. Non c'è Torlaschi, Torlaschi rispetto a gara 1 è un po' più indietro. Sì, sesto, prima è arrivato terzo, Caccamo settimo, si sono un po' ribaltate, però comunque in qualche maniera sembra di assistere a una sorta di gara import. Mamma mia, Caccamo ad un passo dal tamponamento tra Torlaschi e Bettella, mentre Como si trova ancora in bagarre con Liberini, che in gara 1 non si è sbarazzato subito agevolmente di lui, ma quando ha deciso di farlo ha preso veramente piede, ha sorpassato in maniera importante Como, che qui va largo, e eccolo qui infilato da Liberini, largo un po' Como, sorpassato, un sorpasso anche oggettivamente semplice. Mi piacerebbe mettermi nella testa di Lorenzo Vock, che si trova ancora primo davanti, tra poco si vedrà Liberini di nuovo alle spalle, chissà come reagirà. Adesso deve stare calmo, tranquillo, non deve commettere altri errori assolutamente, perché un altro zero sarebbe pesante subito di partire in campionato. Quindi secondo me adesso cercherà di guidare in maniera, non dico conservativa, ma sicuramente di non fare errori. Però nel frattempo Liberini non ci pensa e gli dà un gran gas e cerca di andare sotto. Super, 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 bravo Andrea Liberini, che ha chiuso primo, lo ricordiamo, gara 1. Si andrà poi a fare un po', diciamo, una sorta di comparazione tra gara 1 e gara 2. Lo sapete, le Race Attack sono così, sia la 600 che la 1000. Attenzione intanto, perché Como viene messo nel mirino anche da parte di Coletto, che in gara 1 ha faticato, è arrivato ottavo Luca Coletto, ma adesso mi sembra che stia provando Caccamo. Mamma mia che ingresso, ragazzi. Sorpasso bellissimo, se non ho visto male. Oh, c'è Andrea per terra, sì, hai ragione, ho visto un attimo qualcosa. Era Campanini che ha sorpassato Caccamo, vediamo replay. Mamma mia che mina sbandata, sai che non so da parte di chi, mamma mia. Sì. Adesso qua dovranno anche essere bravi i commissari. Mi sembra. Si è fatto mi anche sembra male. Torlaschi, mi sembra. Non, adesso non vorrei dire. Sì, è Torlaschi. È Torlaschi. Bravo, Andre. Hai visto perfettamente. Proprio Alessandro Torlaschi. Speriamo nulla di grave. Che botta. Perché poi. Ha proprio sbandato lì. È uscito male dalla curva? O... No, secondo me no. Perché. Perché era quasi dritto. Cioè, quindi non si è capito benissimo la dinamica. Quindi speriamo nulla di grave, sì. Anche da un punto di vista fisico.
però abbiamo proprio visto la sbandata da parte della moto di Ale Torlaschi, che ha chiuso in terza gara 1. Qui evidentemente non si rimette più in piedi per poter terminare la gara, bisognerà anche pulirla a questo punto la pista, perché abbiamo visto qualche detrito. Ad ogni modo, Voc Liberini, Como Coletto, Partigliani, qui viene ancora dato Torlaschi, vediamo, perché non... eccolo, sì, infatti adesso non c'è più Torlaschi, Coletto ha scavalcato Como, Andre, Coletto terzo, quarto Como, quinto Zago, Nerbettella, Campanini, Caccamo, Rolando Di Pasquali, Boccellari, mi stavi facendo forse vedere qualcosa? No, no, in realtà lui sta studiando. Vedere, ti volevo far vedere il fiume di fianco. Ragazzi, ma voi, ma voi avete idea di con chi faccio la telecronaca io? Meraviglioso, mi voleva far vedere il fiume lui. Andiamo on board con Mauri Morselli, 19esimo, si sta cercando di lanciare alle spalle di Speretta per provare un sorpasso. L'inossidabile lo chiameremo d'ora in poi. L'inossidabile, ti piace? Sì, sì. L'anno scorso ha fatto quella, una campagna Mauri per la 500esima gara, quest'anno quant'è? 530 già. Lì vicino, aia, 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 vicino aia. Liberini, Liberini, come vicino, guarda, Liberini. Forse l'abbiamo già inquadrato. No, si fa vedere. E adesso bisogna mettersi nella testa di Lorenzo Voc, che in gara 1 è caduto. Io penso che lui dica a questo punto, sai che c'è, quasi quasi lo faccio passare, almeno chiudo la gara. Però no, ma non secondo fai ragione così. No, cioè io non lo farei, nel senso, proverei a stare davanti comunque. Ci sono dei tratti di gara dove Liberini guadagna tantissimo e si avvicina tantissimo. Mi sembra ad esempio la seconda, nella seconda parte, il secondo intertempo. Mamma mia, qua forse addirittura si avvicina già per cercare di infastidirlo. Ma è un pilota navigatissimo. Tu lo conosci personalmente? Liberini. Conosci qualcuno personalmente? Allora, conosco Como e Voc. Liberini personalmente no. Però mi sembra che stia proprio studiando in ogni minimo dettaglio. Pilota navigato, anche perché l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione. Il buon Liberini che sta provando ad avvicinarsi. Ma tra l'altro, io non so se Voc abbia un magari non un limite, ma non riesca a dare tutto, perché si sta avvicinando anche Coletto. Quindi forse Voc fa un po' da tappo a Liberini, che sta provando a scavalcarlo, perché si è avvicinato tantissimo anche Coletto. Sfida 3. Vediamo se qua Liberini prova ad entrare. No, non ci prova. Mamma mia, che gara, Andrea. Però vedi, è il bello della race attack, che Coletto prima non c'era neanche nei primi quattro. Era ottavo, era ottavo. Adesso si trova qua a combattere quasi, cioè quasi. È nel gruppetto dei per primi tre. Per i primi. Per, magari non ci arriva, ma combatte. No, però è lì nei primi tre, potrebbe puntare anche un secondo o addirittura anche un primo. Quindi bello, bello, bello. Finisce il quinto giro, entriamo nel sesto giro. Sempre Lorenzino Voc davanti, no! Liberini lo passa qua, no! Si fa vedere quasi un po' come a Mina. Cioè, eccolo lì, va largo Voc ancora! È andato largo Voc. E allora c'è stato il sorpasso da parte di Liberini. Caccamo prende la scia di Bettella, lo sopravanza. Vediamo se riesce a difendersi da un contrattacco da parte di Bettella. Sì, si difende, bravissimo Caccamo in questo caso, e si lancia all'assalto di Campanini e Zagoner. Hai capito, Andre? Voc soffre quella prima, mentre davanti si avvicinano. E infatti Liberini, Coletto, Voc. Voc soffre anche prima, ha sbagliato l'ingresso alla prima curva e di nuovo, ecco perché dicevo, Liberini si fa vedere, è un po' mandrillone Liberini. Forse lo porta un po' tra virgolette. Mamma mia, anche lì, ho visto una gambettina che si allargava. Sì, quando fai così è era perché caccamo, ti sta scappando e quindi... Cerchi di tenerla in piedi per, esatto. Fare per mantenerla in equilibrio. Esatto, esatto. Dai, vediamo un Liberini. Mia, però ha già preso spazio Liberini. Ha già preso spazio, vuol dire che ne aveva di più. Se e ha indotto in errore Voc. Forse Voc era un po' tirato. Era un po' tirato per star lì davanti. E infatti stanno cristallizzando le posizioni, è incredibile. Stiamo entrando al settimo giro, quindi siamo al penultimo. Si sono già cristallizzate. Esatto. E vediamo invece Como. Dietro il bagar clamorosa, Andrea. Como si trova esattamente in mezzo tra i due gruppetti e poi ci sta bene. Ci sta bene perché è lì tranquillo. Caccamo invece lo vediamo adesso in una slow motion bellissima. La gara 1 da parte di Caccamo, che è arrivato quinto. Adesso vediamo come si colloca, come si posiziona in gara 2. Un'immagine veramente interessante. Peccato, ripeto, per gara 1 di Voc, che avrebbe avuto bisogno di fare punti, anche perché probabilmente magari non è nemmeno la sua pista questa, non è quella dove si trova meglio. Allora uno dice è meglio prendere tanti punti, ma Mauri guardalo lì come da gas, Mauri
come Mauri manco piega, Mauri quasi la fa in piedi la curva, talmente è un pilota navigato ed esperto Maurizio Morselli. E dicevo, peccato per Vock, perché poi quei punti lì li perdi e possono essere importanti alla fine, esatto, della doppia comparazione, ma non di questa gara, ma quando ci troveremo all'ultimo appuntamento. Eh sì, è quello che sì, che dicevamo anche in precedenza, quando chi è che era caduto, avevamo visto qualcuno che era caduto, è riuscito ad arrivare decimo, Brugnone esatto. E dicevamo, l'importante è comunque far punti. Eh sì, è quello il problema, tra virgolette, di non fare errori, di comunque portare a casa un secondo, un terzo posto, che a fine campionato potrebbe pesare. Sono punti che possono pesare. Intanto siamo on board con Morselli, andiamo a vedere dietro, perché Vocchi in qualche maniera sta provando ad avvicinarsi a Coletto, lo passa, e qui secondo me va ancora largo, Andre, io non so, o l'ha passato, forse ce l'ha fatta? L'ha fatta forse a chiudere. Vediamo Liberini davanti, Vock, vediamo se si è messo davanti. No, è andato largo Vock. E allora di nuovo Coletto, e sai che a questo punto secondo me ci ha provato lì e non ci prova più. Se ne sta calmo e prova a vedere la terza posizione, anche perché stiamo entrando nell'ultimo giro. Liberini, Coletto, Vock. Andiamo a vedere, bellissima questa inquadratura dall'alto. E qui guardalo infatti come va molto più piano. Lemme, Vock a questo punto si accontenta forse della terza piazza, dietro Como, Zagoner, Caccamo sesto. Caccamo sta iniziando ad avvicinarsi fortissimo a Zagoner. Vediamo se lo sorpassa, mamma mia. Guardalo qui, ci prova. Vediamo, no, non riesce ad entrare. È clamoroso Caccamo, ha fatto tredicesimo. Ha chiuso 3 secondi indietro in qualifica. Andre, ma qua si trova a battagliare forte per la quinta piazza. Può essere che magari ha avuto dei problemi in qualifica, non aveva... a migliorare la moto. Sì, questa è l'unica spiegazione. Una bella spiegazione anche tra l'altro da parte di Andrea Tomio, con Caccamo che sta provando ad avvicinarsi in maniera importante a Zagoner, dietro Betella, Campanini, Rolando, Di Pasquali, Boccellari, De Padova, Cappelli, Bassi, Svecolizzi, mentre ci troviamo nell'ultimo giro. Andre, Caccamo ci prova, qui intanto abbiamo qualche doppiaggio da parte di Liberini, che sta chiudendo in maniera importante, fa un doppio 25 da parte di Andrea Liberini, lo aspettiamo, eccolo qui, vince Andrea Liberini, doppio 25, vuol dire 50 punti per lui. Secondo Coletto, che fa secondo e ottavo, terzo Vock che esulta, o forse si sbraccia, non lo so se è più triste o più arrabbiato per la terza piazza. Fossi lui sarei contento, perché comunque ha tenuto la terza posizione, quindi bravo Lorenzo che ha fatto sedicesimo e terzo. Quarto Marco Como, che ha fatto secondo e quarto, ed è quello che si avvicinerà di più a Liberini. Ma attenzione che già ci sono dei margini importanti. Con Simone Caccamo che sicuramente ha fatto un grande risultato oggi. Sì, dai, siamo contenti, perché durante le qualifiche abbiamo avuto qualche problema, però durante la gara abbiamo fatto una bella partenza, siamo riusciti a stare tra i primi 6, tra i primi 5. Ci siamo divertiti, dai. E niente, ci si vede a Cremona. Dai, e noi ti aspettiamo lì. Perfetto, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Dopo gara 2 con Maurizio Morselli. Maurizio, com'è andata? Sulla gara siamo stati col gruppetto. Ho girato appena 4-5 decimi, un po' peggio del primo di gara 1, no? Sì. Però, insomma, alla fine ero lì con dei ragazzini che sono stato arrivato 2 metri, insomma, da quello davanti, e il gruppetto era lì. Abbiamo migliorato, dai. 498 gare, siamo a posto. No? Ciao. Aspettavamo che tu lo dicessi. Volevo anticiparti. Non è, cioè, per me è un pregio, perché ci ho fatto una vita. Beh, tra 250, 500, Superbike, tutto. E adesso vengo qui con questi ragazzi che vanno. Con questa passione che non finisce mai. Sono lì anch'io, insomma, quando si parla di decimi, sono contento, se si parla di secondi, beh, allora andiamo a fare un nonno Barry. Ciao ragazzi. Grazie a Cremona. Ciao. Ciao.